Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questo video, oggi volevo fare un video in cui vi facevo vedere tutti gli ultimi arrivi da parte delle aziende, tutte le novità, make-up, pose, eccetera, però questo video lo farò nei prossimi giorni perché sono uscita con un'amica sabato sera, in realtà è sabato notte ragazzi, sono le 2:20 di mattina praticamente, quindi teoricamente è domenica mattina. Beh, sono uscita con un'amica e abbiamo chiacchierato tanto e dopo un paio di cocktail, peraltro siamo sincere, viva la sincerità, mi sono detta voglio fare questo video per fare un po' un punto del 2018, ormai insomma siamo a... stavo per dire fine gennaio, in realtà siamo il 2 febbraio 2019, quindi visto che questo 2018, cioè quest'anno passato, il 2018, è stato un po' un anno di tanti cambiamenti per me, ma soprattutto di grande crescita interiore, insomma sono cresciuta molto, non fisicamente, ma sì, mentalmente, e perché volevo fare questo video? Più che altro per me, per un senso di chiusura, di magari un discorso che non avevo mai chiuso, o forse per parlarvi dei miei sentimenti, delle mie emozioni e un po' di quello che ho vissuto in questo 2018 e com'è stato per me questo 2018, questo anno che si è appena concluso. Logicamente, se seguite i miei canali, non posso che dirvi che avete ragione, dite, boh, Nicole, sembravi felice fino a quando ci hai detto che avresti divorziato, non capiamo che cosa sia successo, possiamo immaginare che quando filmi non mostri le cose negative, però al contempo, quando filmavi, comunque sembravi felice, ed è vero, avete ragione, me l'avete detto anche all'incontro, agli incontri quando ci siamo visti a Milano, a Roma, avete ragione. E in sostanza che cosa ho fatto? Ho fatto lo stesso sbaglio che già avevo fatto in passato e che mi ero ripromessa di non fare mai più, perché nella vita è così, se sbagli una volta o impari la lezione, oppure se continui a fare lo stesso identico sbaglio la vita ti ripropone gli stessi identici, uguali veramente, adesso lo vedo, ostacoli davanti per farti capire che stai sbagliando ancora. E il mio sbaglio è stato quello di far finta che le cose stessero andando bene. Non ho fatto tanto finta in videocamera, ovvero sì, ma facevo finta, cioè fingevo con me stessa, non con voi. Continuavo a ripetermi che le cose stavano andando bene o che comunque si sarebbero risolte. Ripeto, non voglio, non posso entrare nel merito, anche se... sì, a volte vorrei farlo ma non posso. Quindi vi parlerò di me, non di altre persone in questo video, capitemi su questo, devo. E non mi sembra neanche giusto, sinceramente. Comunque non sono una persona così meschina da, appunto, da comportarmi diversamente. Però ho finto per l'ennesima volta, dopo che già l'avevo fatto in passato, e appunto mi ero ben ripromessa di non farlo mai più, e però l'ho fatto. Non so perché, forse per... non so perché fingevo con me stessa, sinceramente. Cioè, mentivo a me stessa, non mentivo a voi quando filmavo i vlog, ok? Mentivo a me stessa. Ho sempre commesso questo sbaglio di non ascoltare la mia voce interiore, quel sesto senso, quella sensazione lontana, che mi diceva... Nicole, occhio, Nicole... osserva, guarda. E io sentivo questa voce interiore, però facevo finta di non sentirla. Cioè, non so, è difficile da spiegare, forse se vi siete trovati nella mia situazione potete capire come mi sentivo in quei momenti. Comunque, in sostanza, ho di nuovo finto che tutto andasse bene in videocamera e anche con me stessa e con gli altri, perché non solo in videocamera, ma anche per chi mi stava vicino, non solo per voi, ma anche per chi mi stava vicino fisicamente, non solo virtualmente, è stato un po' uno shock, perché io, ovviamente in questo momento sto parlando della mia separazione, del mio divorzio, eccetera, appunto facevo finta con me stessa che stesse andando tutto bene, quando ovviamente non era affatto così. E, ripeto, non fingevo con gli altri, ma fingevo più che altro con me stessa, e sicuramente
odio ammetterlo perché è forse un segno di debolezza e comunque nessuno lo ammetterà mai, ma a volte è difficile non lasciarsi influenzare dai commenti che ti arrivano sui social. Lo so, mi sento cretina a dirlo perché è ovvio che non dovrebbe essere così, non dovrei lasciarmi influenzare, però io nel momento in cui, cioè nella mia testa immaginavo se io dovessi divorziare, io già immaginavo i commenti che avrei ricevuto e che poi puntualmente sono arrivati, commenti maschilisti, sessisti, cattivi, luoghi comuni, di gente che giudica quando non sa, di gente che esprime le proprie opinioni su argomenti di cui non sa nulla, di persone che pensano di potermi dire come vivere la mia vita quando la vita è mia e non loro, cioè... perché poi dopo un po', cioè io su YouTube ci sono da quasi 10 anni e dopo un po' i commenti, cioè io già... cioè cominciano ad essere prevedibilissimi, ok? In qualsiasi... vabbè, non sempre, a volte no, non me li aspetto proprio, però in questi casi io sapevo che se avessi divorziato, sapevo già che tipo di commenti avrei ricevuto e di conseguenza sapevo anche come mi sarei sentita a leggere certe cose. Puntualmente è stato così, però evidentemente devo vivere la mia vita... cioè, come è giusto che io la viva, non per cercare di accontentare gli altri. È strano da dire, ma quando hai migliaia e migliaia di persone che ti dicono sbagli, cioè tu hai paura di sbagliare, anche se magari stai facendo la cosa giusta, ma è pesante, è difficile, non è facile. E io non sono... sono una persona forte, ma... ovvero cerco di esserlo, ma non... non lo sono proprio tanto, cioè ho molte insicurezze anch'io e ho sempre pensato di essere molto fragile, non debole necessariamente, ma fragile, che più o meno è la stessa cosa probabilmente, ma fragile secondo me esprime meglio il concetto, e quindi avevo paura di sì, dei commenti, di un sacco di altre cose. Quando, cioè, ti cade un po' il mondo addosso, è difficile veramente, perché devi prendere una decisione che è più grande di te, e quando mi stavo sposando avevo quei dubbi, perché vedevo determinate cose, poi io non ho ascoltato quella vocina interiore, mi sono anche colpevolizzata tanto, perché quando alla fine... ho divorziato ed ho preso la decisione di andarmene, di uscire da questo rapporto, mi sono sentita anche una grande, grande stupida, perché non avevo ascoltato quella vocina che mi diceva Nicole no, Nicole no, Nicole no, per l'ennesima volta nella mia vita non l'ho ascoltata. Il bello è che dico a voi di ascoltare il vostro sesto senso. Sono tanto brava, come Alice, veramente, nel Paese delle Meraviglie, se avete presente il cartone Disney, io sono tanto brava a dare consigli, ma non li so seguire. E so che è la cosa giusta, cioè i consigli che vi do, so che sono la cosa giusta, però non riesco a seguirli, non so perché, e mi sono colpevolizzata, mi sto ancora colpevolizzando ancora per questo, perché ho fatto degli errori che avrei potuto tranquillamente evitare. Quindi è stato un anno, anche se vi sembrerà strano, ma diciamo fino ad ottobre è stato un anno molto buio per me. In realtà il 2018 non è stato un anno facile. Forse dire che è stato buio non rende bene l'idea, però non è stato un anno facile, è stato molto molto difficile per me, psicologicamente. Ho preso appunto la decisione di divorziare, che è stata una delle decisioni più difficili, in cui mi sentivo così piccola a fare una cosa così grande, no?
perché la parola divorzio poi mi spaventava un sacco, perché non è come chiudere una relazione di 3 anni, la chiudi e boh, cioè sei sposata quindi devi divorziare, cioè tutta questa trafila, e mi sembrava impossibile trovarmi in questa situazione, che poi non capisco nemmeno perché ho finto con me stessa, ok? Di conseguenza anche con voi, di conseguenza con tutti, ma non so, non capisco bene perché, perché comunque, ripeto, era una cosa che già avevo commesso in passato e avevo capito in passato che non dovevo fingere per paura di quello che pensano gli altri o per, cioè, per paura di restare soli, ma non è questo, non... Io ancora vi giuro, io ancora non me lo spiego, forse quando sei innamorato hai veramente le fette di prosciutto sugli occhi, nel senso io avevo 2 bistecche, perché con le fette di prosciutto almeno qualcosa si intravede, cioè io ero cieca, oppure non lo so, non lo so, eppure non è nemmeno la paura di restare soli, non è perché non ho questa paura, anzi sono sempre dell'idea che sia meglio stare soli piuttosto che mal accompagnati, ma è vero, ragazzi, non c'è niente di più vero, anche perché oggi leggevo una frase su, non so dove, su Facebook, su Instagram, non so dove l'ho intravista, e diceva la cosa più preziosa che tu puoi regalare è il tuo tempo, perché, poi non mi ricordo esattamente, comunque, perché e se doni a qualcuno il tuo tempo, doni dei pezzi di vita che non ti ritorneranno mai indietro, ed è vero. Forse ero più innamorata dell'amore che... Sì, forse per amore o per quest'idea dell'amore che ho, ma spesso chiamiamo amore una cosa che non è più amore. Magari lo era, ma non lo è più. Non so perché lo facciamo, appunto, almeno perché l'ho fatto io, non devo parlare al plurale per cercare di giustificare le mie scelte, perché alla fine sono state mie. E forse... non lo so, è davvero difficile per me, cioè ci stavo pensando prima e mi sento di aver fatto sia quando mi sono sposata che... sì, mi sento di aver fatto una cosa più grande di me che non dovevo fare, eppure ci ho pensato tanto bene, eppure stavo 2 anni con quella persona quando ci siamo sposati, eppure però avevo questa sensazione, questo dubbio molto molto molto, non era una cosa palpabile, cioè questo dubbio era lieve lieve, piccolo piccolo, però io ho continuato comunque perché non lo so, forse appunto perché ero cieca o perché ero innamorata dell'idea dell'amore, ma lo sono ancora, non riesco comunque a togliermi quest'idea dell'amore delle favole, del principe azzurro. Forse, boh, non lo so, probabilmente sono un'inguaribile romantica o... non lo so, però ci credo. Solo che non avevo trovato la persona giusta. E il 2018 fino a, appunto, ad ottobre è stato un anno difficile. Negli ultimi 3 mesi, ottobre, novembre, dicembre, e ovviamente poi... gli ultimi 3 mesi sono stati un po' una rinascita, un po' un tornare a pensare a me stessa, un po' un tornare a non... ad essere più genuina, più sincera, anche se non sono mai stata bugiarda, cioè... che poi a volte leggo certi commenti di supposizioni, di... a parte offese, ma anche di... oh, di gente che pensa di sapere robe della mia vita quando non sa niente, quando c'è robe inventate. Io ho letto anche commenti del tipo... quando ci si sposa, finché morte non ci separi. Ma sì, sono d'accordo, quando ti sposi quella è l'idea che hai. Il problema è che se poi tu devi passare una vita di... cioè, o una vita infelice, o comunque, cioè, devi soffrire tutta la vita perché tu quel giorno hai detto sì, ma anche no. Cioè, dovrei insegnare ai miei figli
che quando ti sposi, anche se poi vivi in un matrimonio infelice per tutto il resto della tua vita, ci devi rimanere in quel matrimonio infelice. Devo insegnare ai miei figli che vivere nell'infelicità va bene, perché in una giornata hai detto sì. Alla fine ci ho anche provato, ma non credo che sia giusto. Io ad esempio sono cresciuta con mia mamma, cioè nel senso i miei sono divorziati e io non ricordo quando stavano assieme, quindi tutti i miei ricordi, perché hanno divorziato, cioè si sono separati che io avevo tipo 3 anni, quindi non ho ricordi di loro assieme. Però voglio dire, io sono molto più contenta così, perché quando alle medie, alle superiori, i miei compagni parlavano dei genitori, di come litigavano, di come gridavano, di come si urlassero offese, le offese e le parolacce più indicibili a casa, quando mi raccontavano di quanto ci stavano male, io perlomeno pensavo, beh, sono fortunata, perché sinceramente a casa mia c'è pace. Cioè, preferisco che i miei abbiano divorziato e che vivano rispettivamente 2 vite felici, piuttosto che averli assieme in casa che litigano tutto il giorno, perché io ci sarei stata male, avrei vissuto male la mia infanzia, la mia adolescenza, sarei stata male, avrei vissuto in un clima brutto. Quindi sono grata ai miei genitori per aver preso questa decisione, e me ne sono accorta appunto quando sentivo i miei compagni parlare di quello che stava succedendo a casa loro, perché forse i loro genitori stavano continuando a stare insieme quando non dovevano più stare insieme. Nel nome di, sì, di un matrimonio, certo, ma la vita è tua, è una. E se te la rovini e poi te ne rendi conto quando è troppo tardi, che cosa fai? E resti assieme per un figlio e poi lo fai soffrire comunque? Non credo sia giusto, non credo sia... Non è almeno l'insegnamento che vorrei dare io ai miei figli, e non credo sia una cosa positiva. Quindi io penso che la vita ci dia delle sfide, delle lezioni da imparare, e io probabilmente non l'avevo imparata questa cosa. Numero uno, devo cercare di smettere di cambiare le persone. Il bello è che ve lo avevo detto anche a voi, cioè le persone non cambiano, e il bello è che però io, cioè, cercavo comunque di farlo. Devo smetterla di, veramente, me lo sto dicendo da solo, devo smetterla di cercare di cambiare le persone, perché le persone non cambiano. Sì, certo, cresci, ma sei come sei, non cambi personalità. E io devo sinceramente capirla questa cosa. Devo capire anche che chi mi segue, perché per me chi mi segue è veramente importante, cioè voi siete veramente importanti nella mia vita, non lo dico tanto per dire, e devo sempre ricordarmi che chi mi segue può guardare la mia vita e può commentare la mia vita, ma non può decidere la mia vita. E mi sono sempre fatta influenzare troppo da ciò. Forse mi direte perché hai condiviso troppo, ma io voglio condividere tutto, solo che voglio condividere senza farmi influenzare, o comunque senza far sì che gli altri decidano per me. E non è facile, è facile a dirsi, certo, ma a farsi no. Quando sei in una situazione che va avanti per anni e ti sembra di non avere via d'uscita, tu continui per quella strada perché pensi di non avere via d'uscita, e quando ti ritrovi a dire, cavolo, la via d'uscita c'è, è là, e tu dici, no, cioè non posso aprirla quella porta, sarebbe folle, cioè cosa succederebbe, no? E tu hai paura, però ti rendi conto che più vai avanti, peggio è. Quindi alla fine l'ho aperta quella porta, sono contenta, sto meglio. Come vi dicevo, gli ultimi 3 mesi del 2018, da quando ho deciso di essere, di separarmi, e ho iniziato a pensare di più a me stessa, di più a cosa voglio, di più ho iniziato a pensare anche a cosa voglio in una relazione, perché se prima mi sono innamorata e basta, no? Cioè, che è giusto che sia così, però ho pensato anche a
che cosa posso accettare, che cosa non posso accettare. Altra cosa che vi consigliavo, anche io bravissima a dare consigli e poi seguirli mai non so, e sto pensando e ho pensato appunto gli ultimi 3 mesi del 2018 a cosa posso accettare e cosa non posso accettare in una relazione, a cosa sono pronta a rinunciare, a cosa no. E quindi cosa voglio avere nella mia vita e cosa non voglio avere assolutamente. E soprattutto mi sono reso conto che quando succede qualcosa che non deve succedere, capire subito qual è la strada da prendere e non aspettare e cercare di, quando poi magari l'unica a cercare di sono io, mi rendo conto che è difficile per voi magari capire quello che vi voglio dire, perché non volendo entrare nel merito più di tanto non posso nemmeno essere così esplicita, però forse questo è il primo video che ho voluto fare proprio per me stessa, per, non lo so, per schiarirmi un po' le idee. Boh, non lo so, ripeto, saranno quei 2 cocktail che ho bevuto e in questo sabato sera in cui fuori diluviava e chiacchieravo con questa mia amica e mi sono riaffiorati un sacco di ricordi, un sacco di, anche sulle mie appunto precedenti relazioni, che mi hanno fatto un po' pensare ed ho visto delle dinamiche, dei pattern che si sono ripetute nelle mie relazioni, nella mia vita, e magari di cui prima non mi sono resa conto. Ed è proprio vero, la vita ti mette davanti certi ostacoli perché tu capisca come superarli, e se non capisci come superarli la prima volta, continua a metterteli davanti, continua a riproporteli fino a quando tu impari. Quindi devo imparare questo, devo imparare, se forse anni fa avevo magari paura a restare da sola, non è più una paura che ho, e purtroppo le persone del mio passato, ripeto, diversi anni fa, se ne sono approfittate di questo, del fatto che io avessi paura di rimanere da sola. Non è una paura che ho più, quindi ancora non mi spiego perché ho agito in determinato modo, forse perché appunto ero sposata, quindi non era facile per me, perché io mi sono sposata con l'idea di non divorziare mai, e ovviamente, come tutti immagino, io mi sono sposata con l'idea di restare con quella persona per sempre, ok? Quindi se ho dovuto prendere questa decisione, capite che comunque non è stato semplice, capite che comunque è stata una decisione che a cui sono arrivata perché comunque sono stata molto molto male, e non lo davo a vedere a nessuno, né a voi, ma soprattutto a chi mi stava accanto. Forse sono fatta così, mi tengo forse un po' troppo dentro le cose quando non dovrei, però sì, questo è un po' il punto del 2018. Probabilmente ho ancora le idee un po' confuse, e probabilmente continuerò a colpevolizzarmi. Ok, ho dovuto cambiare memory card perché era piena e adesso ho perso un po' il filo del discorso. Comunque sì, dicevo che probabilmente continuerò a colpevolizzarmi per le mie scelte sbagliate, o forse per le mie non scelte, o forse per, non lo so, non aver agito come avrei dovuto, ma alla fine dei conti penso che, lo sapete, io credo molto nell'universo, nella legge dell'attrazione, nella legge dell'universo, e quindi credo anche che tutto succeda per una ragione. Credo che se qualcosa è successo è perché doveva succedere, credo che non esistano coincidenze, lo credo profondamente, quindi evidentemente
così doveva andare, così dovevano andare le cose, questo era quello che io dovevo sperimentare nella vita, questo è quello che io dovevo vivere e devo soltanto capire cosa devo imparare da ciò. Come vi ho detto, tante cose penso di averle capite, forse tante altre cose ancora no, però sì, questo è un po' il bilancio del 2018 che è stato duro, duro. Non è stato facile, lavorativamente parlando è stato grande, per tanti punti è stato un grande anno, ma per quanto riguarda la vita privata non tanto, se non appunto negli ultimi 3 mesi del 2018 in cui... Ma perché i capelli mi si sono... Vabbè, che fuori diluviava veramente il disagio totale, ma credo che sì, sia stato forse l'anno più difficile della mia vita, o comunque uno degli anni più difficili della mia vita, tanto per farvi capire. Quindi questo è quanto, questo video in cui ho parlato per non so quanto tempo, scusatemi questi miei vaneggiamenti, spero abbiano un senso, e se non altro questo video ha un senso per me. Molto spesso mi chiedete: Nicole, ma perché tu credi nella legge dell'attrazione, quindi tu hai attratto questa relazione e poi finisce così? Sì, evidentemente, però tutto quello che deve succedere succede, quello che non deve succedere non ti succede, tutto quello che tu vivi lo vivi per imparare qualcosa, e quando succede qualcosa di brutto è proprio lì che bisogna trovare la forza che abbiamo dentro, perché altrimenti nei momenti belli, insomma, è facile, no? Siamo tutti capaci a trovare la... ad essere forti quando tutto va bene. Effettivamente dobbiamo imparare, ovvero dobbiamo riscoprire la nostra forza quando le cose non vanno bene. E se scopri la forza che hai dentro quando le cose non vanno bene, diventi talmente forte che poi niente ti tocca più, o almeno niente ti tocca più come ti toccavano una volta le cose. Hai una specie di corazza addosso che nessuno può scalfire, nessuno può distruggere. Quindi quello che vi auguro è senza dubbio di farvi questa corazza. Alcuni ci nascono con questa corazza e non stanno mai male oltre un tot. So di diverse mie amiche che sono così e le ho sempre invidiate a morte. Non ho mai invidiato oggetti, non ho mai invidiato possedimenti, non ho mai invidiato cose materiali, però ho invidiato i caratteri forti delle mie amiche in passato, e tanto, 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 perché vedevo che non soffrivano come soffrivo io, e ci ho messo giusto un po' di anni ad avere anch'io quella corazza, però ci sono riuscita, forse magari non come loro, ma sono a buon punto, sono a buon punto. Quindi sì, questo è quanto per il video di oggi. Un bacio. Ciao.